In judo ci sono quattro punti molto importanti nella didattica del judo: la pratica del kata, randori, mondo e kogi. Kogi sono le kata e randori, sapete cosa sono. Kogi sono le assemblee, cioè i convegni, i seminari pubblici sul judo. Mondo invece sono gli scambi, l'insegnamento verbale tra allievi e chi insegna, tra allievi e maestro. Okay? La pratica di Mondo risale alla pratica sotto Zen, non è originaria del judo, però è stata mutuata dal Jigoro Kano nella pratica del judo, perché era costume finché insegnava lui, che alla fine della lezione c'era questo scambio di problematiche sulla pratica del judo, di perché questo, perché non quest'altro, come è meglio fare una cosa, come è meglio fare un'altra, che faceva parte dell'insegnamento pratico. Poi piano piano si è perso anche il Giappone. Da noi non è mai stato praticato, anche perché in genere le nostre lezioni sono una legata all'altra nella nostra palestra, perciò non c'è il tempo pratico per stare lì a parlare con gli allievi. Beh, scende un gruppo, ne sale un altro e non si può fare. Però in Giappone invece si potrebbe, anche se la maggior parte dei giapponesi adesso non lo fa più. Però al Kodokan alcuni insegnanti lo fanno ancora in alcuni corsi.